Allora, buongiorno ai nostri amici. Oggi mi trovo in compagnia di un volto ormai noto di Accademia della Libertà. Sono noti soprattutto i suoi duetti con Giorgio Vitali Giorgio, sì. Big su George. argomenti di una certa importanza, Certamente. molto molto importanti. Ci troviamo oggi in Potenza, provincia di Potenza, quindi siamo località in Lucania. Lucania, sì, Lucania, il soprannome è Lucania, non E Basilicata. tu che ci fai in Lucania, Ubaldo? Ma io sono qui perché per un certo percorso, diciamo così, siccome che i miei genitori sono venuti in pensione qui, perché mio padre a suo tempo ha ereditato un'importante proprietà agricola da mio nonno, allora è venuto qui a passare i suoi ultimi, diciamo così, 100 anni di vita, no? Insieme a mia mamma, sono qui in pensione, allora io sono venuto qui per una questione anche di lavoro e quindi assisto loro e faccio anche il mio lavoro, che si tratta di imprese immobiliari, mi occupo di compravendita immobiliare in modo particolare, ma anche di costruzioni ecologiche, oppure per quanto riguarda anche le energie rinnovabili che qui in Basilicata, in Lucania appunto, hanno avuto uno sviluppo ultimamente abbastanza importante, anche se ci sono stati dei problemi di carattere burocratico, eccetera, che hanno impedito uno sviluppo più, direi, consistente e quindi più redditizio per la popolazione lucana, che purtroppo anche qui è stata molto penalizzata, devo dire, come è penalizzata dal punto di vista delle royalty petrolifere. Cioè adesso io dove ti parlo io, da dove sono seduto io a 1500 metri sotto, qui c'è petrolio, come è stato già dimostrato ampiamente, e purtroppo qui bisogna fare una denuncia, e che vorrei che tutti gli italiani sappiano, che l'Italia è l'unico paese al mondo che, nonostante che è ormai una potenza petrolifera, di fatto lo è, perché la potenzialità c'è, non si fa pagare le royalty come invece avviene per altri paesi produttori di petrolio. E questa è una cosa vergognosa. Pensa che qui in Lucania pagano un piccolo percentuale che poi viene data a pochi comuni, cioè una cosa veramente indegna. E è tutto nel silenzio generale. La classe politica di questa regione, purtroppo, è una classe politica molto povera, cioè sottomessa, non è capace di reagire, non è capace di farsi rispettare, ma questo non solo, quella l'accusa non lancia solo al governo locale, ma anche al governo nazionale, che ha permesso questa vergogna. E questo mi fa dire, a questo punto, mi Posso fa dirti una dire, cosa, sì, Ubaldo? prego, Io l'anno no, dicevo, scorso, mi fa dire, ma l'Italia a chi sì. appartiene? Di chi è l'Italia? Ecco, Ma questo è il punto. proprio a proposito di questo, io l'anno scorso mi trovavo in ferie, come quest'anno, io sono in provincia di Salerno, quindi proprio sul confine Sì, con la certo. provincia di Potenza, ed ero passato da Montesano, Sì. Montesano, sulla Marcellana, dietro Montesano è già provincia di Sì. Potenza, e avevo visto dei grossi manifesti, anche degli striscioni, che dicevano no al petrolio. Sì, aveva ragione. Avevo poi intervistato il sindaco di Montesano e devo dire che ho trovato invece una grandissima coscienza, un grandissimo senso di responsabilità. Questo sindaco aveva messo in guardia, in sostanza, su quello che era accaduto nella Val Certo. d'Agri, e non si voleva che la stessa cosa accadesse anche nei Sì. comuni del Vallo di Diano. Quest'anno sono tornato a Montesano e di striscioni non ce n'è uno solo. È rimasto quello no al petrolio, ma ce n'era anche un altro no alle centrali elettriche. Cioè, sembra che questi bellissimi posti Non vuole, sì, c'è una difesa del territorio da parte dei cittadini, lo vogliono ma che difendere. c'è uno sfruttamento incredibile Sì, di questo ma no, ma territorio. E se non mi diceva perché approfittano della nostra ignoranza del sì, fatto che siamo indifesi. no, del fatto che questa popolazione è da decenni che è assolutamente indifesa, ha lasciato lo sbando. Per esempio, i migliori elementi di questa terra non vivono qui, vivono fuori di qui, cioè sono espressi fuori di qui, nel nord Italia, nel centro nord Europa, nel nord America, cioè voglio dire, e qui pochissimi sono validi. E non solo questo, per quanto riguarda la Val d'Agri, dobbiamo denunciare che è la zona in cui, con il più alto percentuale di tumori in Italia, il 40%, è una cosa spaventosa, ma c'è, cioè uno quasi si rende conto. Ma qui gli viene voglia di fare altro che una rivoluzione. Cioè, voglio dire, queste cose qui che accadono, poi ripeto, come ho detto prima, una classe politica veramente povera, cioè facilmente condizionabile, e che parla qui, per esempio, i lavori che si devono fare in un giorno ci mettono un mese, lavori che si fanno una settimana ci mettono un anno, e lavori di un mese ci mettono decenni, cioè per attoppare un'autostrada, cioè una cosa, tempi lunghi, spaventosa, beh, che questo succede anche in altre parti d'Italia. Però voglio dire, siamo veramente messi male da questo punto di vista. Questo è un territorio veramente bello, incontaminato, come oggi avete visto qua,
Siamo in zona davvero, per me la Toscana del Sud Italia, la Basilicata, la Lucania appunto, in cui ci sono grandi possibilità di investire in agricoltura, ma soprattutto per il benessere, la salute. Cioè, per esempio, mi riferisco a quelle persone che magari dopo tanti anni di lavoro, che vanno in pensione, ecco, potrebbero venire qui, acquistare delle proprietà immobiliari qui che costano ancora adesso veramente un prezzo molto vantaggioso, e per avere, diciamo, grandi spazi e soprattutto tanta tranquillità, e oltre che benessere fisico e spirituale. E questo va detto, ma io attualmente mi sto impegnando in questo campo, sto attirando l'attenzione anche da parte di operatori stranieri, austriaci in modo particolare, che li sto portando qui piano piano. Certamente si agisce sul piccolo, perché se si va oltre si trovano problemi burocratici pazzeschi, c'è ostacoli di ogni genere. Sembra quasi che qui qualcuno voglia che la gente non deve star bene, cioè nonostante che vive in un paradiso, secondo me, cioè vive in un posto davvero che può dare tanto, però ti costringono a essere povero. Cioè, è questo che è una sensazione bruttissima che si prova qui, che veramente ti fa pensare, e fa purtroppo pensare molto male. Questo va detto. Prima, mi pare, abbiamo chiesto alla signora che ci ha servito, perché abbiamo mangiato qualcosa, noi ci troviamo all'interno di un agriturismo, anche sì, esatto, bellissimo agriturismo. Abbiamo chiesto, ma questo paese quanti abitanti fa? Lei ha detto ne fa circa 6.000, però, ma che ci vivono realmente sono 4.000. Esatto. Cosa vuol dire questo? Come hai interpretato tu questa? Vuol dire che purtroppo quei 2.000 che sono qui non hanno spazio per poter fare qualcosa, quindi per affermarsi, e sono costretti, loro malgrado, ad andarsene via. Ma questo è sullo spopolamento della questa regione, la Lucania, è già da tempo che si denuncia. Prima era 600.000 unità, praticamente un rione di Napoli, se vogliamo un quartiere di Roma. Adesso invece siamo sui 560.000 o 550.000, cioè c'è veramente una decrescita della popolazione. Ma questo perché? Perché purtroppo, nonostante che qui ci sia tantissimo da fare, ma veramente da fare, e anche in maniera redditizia, ma ci c'è un sistema perverso, infame, che non ti fa andare avanti, non ti fa progredire. E questo lo dico perché io da 4 anni che sto qui e ne ho visto tutti i colori, ma anche a livello, diciamo, di imprenditoria qui, salvo qualcuno, ma sono ancora troppo poveri, cioè non hanno una cultura imprenditoriale tipo che quella che si è sviluppata nel nord Italia o nel centro nord Europa, ecco, per fare un paragone che, diciamo, in questo caso non regge. Ma voglio dire, anche l'elemento buono che qui, che bravo che c'è, quei pochissimi ci sono, però sono anche loro oberati di tanti ostacoli che alla fine poi vanno via e vanno a dare il loro talento ad altri. Per esempio, poche sere fa è arrivato qua uno che sta a Milano, che è di un paese qua vicino, il quale è conosciutissimo a Milano per la sua abilità imprenditoriale ed è sconosciuto qua. Ecco, questo voglio dire, è questo che succede in questa terra, ma non solo in questa terra, un po' tutto il sud Italia è che ha questo problema, per essere preciso. Ma io sono rimasto stupito, per esempio, perché ho attraversato dei paesi nel venire qua. Io arrivo dalla provincia di Salerno, sì, qua vicino, confine, siamo, sì, lontani, sì, da dove sei tu in vacanza, dove sono io. E ho attraversato dei comuni, sono rimasto stupito dell'ordine, sì, veramente, perché io dico, ma ci troviamo in Sud Italia o ci troviamo, che ne so, sì, mi sei, sì, sembrato, guarda, di essere in Svizzera, io, esatto, cioè, esatto, da Brienza, sì, 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 sono ma rimasto Brienza, incantato guarda, Brienza, da questo paese. Dico solo che Brienza è un paese che ha dato tantissimo all'Italia, ha dato dei personaggi incredibili alla storia d'Italia, come nel ramo del diritto, e ha dato soprattutto all'Italia un grande personaggio, un grande ministro dell'economia, che ha fatto una delle rivoluzioni economiche più audaci che mai è stato fatto in Italia. Sto parlando del ministro Domenico Pellegrini Giampietro, il quale durante la Repubblica Sociale Italiana fu ministro delle Finanze e condusse l'esercizio con un avanzo di 20 miliardi e 900 milioni dell'epoca. Questo è un fatto storico inoppugnabile, che purtroppo che si parla, ma però per parlare anche di altri personaggi che questa terra ha dato, ha dato anche, se vogliamo, la Lucania, è nato anche un ministro capo del governo, cioè, diciamo, dell'epoca post prima guerra mondiale. Sto parlando di Francesco Severionitti, che però, beh, comparato ad altri, non è proprio un grandissimo, però ha avuto una sua parte di ruolo anche per quanto riguarda, diciamo, la conduzione del governo, del regio governo di allora, prima poi dell'avvento di Mussolini, quindi
anche questo ho avuto la Lucania, come ho avuto anche il personaggio, come non parlare del massimo poeta latino, Orazio, che era di Venosa. Ecco, quindi qui sono altri personaggi comunque che importanti, non sono stati tanti, ma comunque di un certo di primo rilievo. Comunque vabbè, c'è natura. Sì, c'è natura, verde, c'è cultura, ma c'è una qui, senza dubbio. Aria. Ma io parlo della Lucania, ma io mi potrei riferire a tutto d'Italia in particolare, ma certamente in questa regione dove siamo adesso, credimi, se uno si fa un giro, guarda un po' intorno, tu prima parlavi di paesi come la Svizzera, no? Oppure il Tirolo austriaco. Beh, se va a Brienza, Calvello, proprio a Calvello ti sembra di essere una provincia trentina. Bello, tutto pieno di boschi, montagne, cioè è una regione molto particolare questa, è originale per essere una regione del sud Italia. Cioè uno dice, ma in tutta Italia si immagina non montagne, pianure, mare, invece no, c'è qualcos'altro che va scoperto e davvero è bello e si può godere, anzi può anche rendere in termini di turismo e di altro, ma purtroppo si fa poco per questo scopo. Sembra quasi che vogliamo fare uno spot pubblicitario, in realtà che cosa siamo animati in quello che stiamo dicendo. Sì, sì, qui io ci vivo in mezzo a questa realtà e voglio dire è proprio veramente, conosco il problema da un po' di tempo, negli ultimi 4 anni l'ho vissuto in prima persona, sono stato in conferenze politiche regionali, sono stato in conferenze comunali, ho parlato con tante persone, imprenditori, eccetera, e devo dire che purtroppo la realtà è quello che ho descritto poco fa, cioè siamo una regione in cui si può bere tanto, invece si fa di tutto per non avere nulla, e questo anche per una questione di mentalità che qui esiste da tempo, di gente che sempre è stata sottomessa, se vogliamo, con scarso senso della cosa pubblica, rassegnata, perché la gente presa singolarmente, tutta gente ospitale, gente per bene, anzi molto accogliente, eccetera, però presa comunemente non riesce a farsi sentire. Questo è anche più che un problema locale, è anche un problema nazionale, direi, soprattutto. Tu sei l'uomo della riscoperta, no? Beh, adesso stai riscoprendo. È il mio luogo nativo, io qui sono nato, la Lucania. Sono nato in un paese a 20 km più avanti di qui, a Picerno. E devo dire, no, qui la mia famiglia, diciamo, è venuta qui all'origine del 1600. Si parla del primo membro di famiglia, primo Croce Luigi, che ero qui, non so da dove, perché secondo i documenti parrocchiali, no? Così è scritto, ma non si capisce dove veniva questo Croce Luigi. Qualcuno parla dell'Umbria o di Avezzano, Abruzzo, e poi c'è un incrocio con una famiglia di origine provenzale, celentana, cioè da parte della nonna, della mamma di mio nonno, cioè la mia bisnonna, cioè dal ramo paterno, parlo questo caso, e insomma sono un po' un miscuglio di incroci, no, ecco, come tanti in queste zone. Sei un uomo della riscoperta, anche perché Vitali poi anche andata alla riscoperta, sì, certo. Di alcune verità, sì, che ci sono state un po' occultate, sicuramente occultate, sì, ma quello... perché ritenete importante che conoscere quello che è accaduto in un certo periodo storico sia importante. Certamente, e certamente. Perché è così importante? Ma guarda, io ti devo dire una cosa. Io ho scoperto da me, cioè per la passione che ho avuto per queste cose, che un popolo senza memoria storica, e non so chi è stato prima, è un popolo destinato a morire, a non contar nulla nella storia politica mondiale. E l'Italia nel dopoguerra è stata messa dall'antifascismo in una posizione minoritaria, in un angolo, e non facciamo più storia da ormai da oltre 60 anni, da 68 anni. Scusa, ti interrompo, ma perché ti puoi definire in realtà tu un riscopritore e non un nostalgico? No, qualcuno potrebbe dire questo signore è un nostalgico. La nostalgia no. Io invece ti considero un riscopritore. Sì, esattamente. Qual è la differenza? No, perché la differenza è molto quella. Il nostalgico è uno che si piace certe cose e magari nemmeno sa e meno ha capito quello che è la sua nostalgia. Invece nel mio caso, se ci riferiamo a un periodo dell'Italia che va dal 22 al 45, in cui c'è un arco di storia che è tutto da riscoprire, ma anzi io partirei ancora prima del 22, io partirei da un periodo cruciale della storia dell'umanità, cioè andrei dal 1913 al 1945. E sono stati praticamente 32 anni di storia, veramente occultati, in cui c'è tutta la storia, cioè è stato un momento proprio particolare in cui l'umanità ha cambiato tutto, cioè è successo qualcosa che ha distrutto tutto, valori, senso appartenenza, senso della famiglia, cioè lì in quell'epoca
che stavano costruendo grandi cose, alla fine con lo scoppio della prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale in modo particolare, è stata distrutta praticamente in fase di distruzione un'intera civiltà europea. Questo va detto chiaramente. Va detto chiaramente. Ci puoi dire in termini così anche essenziali in che cosa consiste? Cioè, questo, consiste quando mi stai dicendo, nel senso che i passaggi importanti. Certo, diciamo. Perché sono stati gli attacchi portati alla sovranità dell'Europa, dei paesi europei, della nazione, delle patrie europee, quindi della patria europea. Perché per me la patria è in due fasi, cioè la patria italiana e quella europea. Cioè io mi sento italiano in quanto europeo. Cioè, non posso rinnegare la famiglia a cui appartengo io. E quindi come tale ho dovuto constatare questa distruzione della scuola che è stata la civiltà europea, che prima era al centro, al faro del mondo, cioè che da qui partivano tutte le ideologie, tutti i modelli filosofici e tutta la storia. Invece adesso purtroppo... Ma come è avvenuto, Ubaldo? E questo è avvenuto... Qualche fatto essenziale. Certo, questo è avvenuto perché chiaramente... Io mi viene in mente una frase che pronunciò il presidente americano, il primo presidente George Washington, che disse una frase molto significativa. Disse: i guai dell'Europa devono diventare vantaggi per noi. Ebbene, è quello che è successo. E purtroppo io considero l'Europa troppo sottomessa allo strapotere ormai dilagante americano e di certi suoi stretti alleati, a danno di tutta la comunità europea, di tutti i popoli europei e dei propri interessi, che sono in questi momenti qui veramente gravemente danneggiati, ma non solo, e col rischio che le cose si aggravano ancora peggio. E quindi se non si riscopre chi siamo stati, chi siamo e che cosa possiamo fare, che cosa possiamo essere, quindi che cosa possiamo fare, se non lo facciamo in tempi molto brevi, rischiamo proprio la scomparsa definitiva della scena mondiale. Scusa se insisto, ma io vorrei capire che cosa in particolare ha determinato questa svolta della storia europea, italiana, europea. Per quello che ho scoperto io e quello che ho determinato è stato che gli interessi di grandi lobby, di grandi gruppi economici hanno prevalso su quelli che sono gli interessi europei. E gran parte della classe politica europea, ieri come oggi, che si è fatta corrompere da questi poteri, ha portato al risultato che oggi abbiamo. Questo è successo. Perché se tu parli di quel periodo che va dal 1913 al 1945, io mi ricordo che cosa è successo. È successo la prima guerra mondiale, la rivoluzione russa. Cioè, tra due anni di... La rivoluzione russa, anche se non era proprio Europa, ma comunque influenzò tantissimo la storia dell'Europa, la seconda guerra mondiale, e poi ci fu Yalta. Sì, sì. E alla fine, seconda guerra mondiale, l'occupazione americana, l'avvento e la fine della monarchia, l'avvento della repubblica, la democrazia, più avanti il crollo del muro di Berlino, eccetera. Ecco, quindi questi eventi come hanno influenzato e condizionato l'intera nostra storia? Ecco, questi eventi l'hanno condizionati in maniera molto grave, perché coloro che appunto hanno il potere dell'informazione, romani, hanno manipolato le cose a loro piacimento, come fanno anche oggi, e quindi creando purtroppo molti falsi maestri. E di conseguenza, scarseggiando gli esempi, e come si dice, basta avere una famiglia, se lei ha il padre e la madre che hanno un certo valore, quindi una certa moralità, allora c'è la speranza che i figli crescano sani e che quindi possano affrontare l'avvenire in modo adeguato. Se invece entrambi non hanno queste qualità, è difficilissimo che possano crescere dei cittadini, quindi dei figli, quindi dei futuri cittadini, in maniera adeguata a come madre natura ci insegna. Questo lo bisogna dire. Sempre in quell'arco temporale che tu dicevi, ci sono stati poi degli altri eventi importanti. Certo. C'è stato l'avvento del fascismo, sì, esatto, in Italia, ecco, l'avvento del nazionalsocialismo in Germania. Devo dire che questi due eventi qui, per quanto siano denigrati in maniera idiota, devo dire, da certi pseudostorici che non stiamo qui a nominare, ma chi sa le cose già sa di chi parlo, sono stati gli eventi determinanti, sono state le ultime barriere per salvare l'Europa. Purtroppo, a causa di certi errori di fondo, di certe strategie, se vogliamo, anche politiche e poi militari dopo, hanno, ahimè, dato il pretesto a chi aveva intenzione di ridurci come stiamo per essere ridotti, a portarci a queste condizioni. E diciamo che l'avvento del fascismo, per quanto riguarda l'Italia, fu un evento sicuramente rivoluzionario, importantissimo,
molto importante, devo dire, perché purtroppo il fascismo oggi è una materia sconosciuta, cioè nel senso che anche chi si dichiara fascista, se poi ci parli un attimo, capisce che lui di fascismo non ha capito niente. Ma è sconosciuta, ma tu sai che esistono delle disposizioni, certo, transitorie. Sì. Per cui sì, no, non, ma... si può, esatto, non si può, non si può nemmeno, perché già una repubblica, nemmeno parlarne. Ma guarda, una repubblica che nasce da resistenza, tra virgolette, resistenza, che nasce in questo modo e che vieta di parlare del proprio passato recente, e vuol dire che c'è qualcosa che non va. Perché se tu nasci democratica, non mi devi permettere, cioè non mi devi vietare, perdon, di guardare in maniera serena al mio passato, oppure nel caso specifico parliamo del ventennio fascista, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Allora uno dice, ma come mai voi vietate queste cose qui? Cioè vietate la formazione del partito fascista? La domanda che uno si pone, ma che cos'è il fascismo? Domanda. Ma possiamo fare la differenza, scusa io se ti interrompo, prego, prego. Possiamo fare la differenza tra cosa vuol dire fanatismo, inneggiare in maniera stupida, ecco, questo è qui istigare tipo... a chissà che cosa, o invece una ricerca storica sui fatti. Ecco, queste norme transitorie che cosa impediscono, ecco, in realtà? Adesso ti dico. Impediscono il fanatismo? No. Diciamo o impediscono la ricerca storica? Io questa cosa non l'ho ben afferrata. Io ti dico la mia opinione. Allora, io prima ti ho detto che molti di quelli che si dichiarano fascisti non hanno capito nulla del fascismo e ancora non sanno che cos'è. Quindi il fascismo è uno sconosciuto. E quei signori che fanno queste esternazioni idiote, tipo che vanno in giro in camicia nera o con delle croce celte, che nulla a che vedere con il fascismo, perché il fascismo non ha nulla a che vedere con la croce celte, che il fascismo non è né di destra, né estrema destra, né estrema sinistra e né centro. Il fascismo è qualcosa di totalmente diverso. Il fascismo si può riassumere in una parola sola, o meglio, in un concetto solo: capitale e lavoro nelle stesse mani. Ecco, questo è il concetto, proprio il noccio del fascismo. Quindi i signori che fanno queste esternazioni sono venuti al sistema perché non si deve permettere di conoscere il fascismo, o quantomeno di non far capire a chi vuole sapere che cos'è il fascismo. Cioè, c'è già una pressione psicologica per allontanare da una ricerca seria. Quindi c'è un uso folcloristico, sì, esatto, per impedire la conoscenza vera. Questo, ma questo si capisce dal... per impedirne, sì, per impedire, sì, esatto, di conoscere la filosofia che è alla base. Certo. E diciamo che il fascismo, che qualcuno mi dice che il fascismo è il passato, è qualcosa che, di cui vale la pena parlarne, beh, chi parla in questo modo purtroppo dimostra una profonda ignoranza sull'argomento, perché il fascismo non è assolutamente il passato. Non è diventato il presente, il fascismo è il futuro, perché i fatti odierni da questa grande crisi che ormai è da decenni e oltre che è piombata su di noi in maniera occulta, che adesso si manifesta in tutte le sue mistificazioni, sta dimostrando che il fascismo è un qualcosa di cui bisogna tenere in considerazione. E uno mi domanda, ma qual è il fascismo intendo? No, il fascismo è uno solo. Uno solo, non esiste il fascismo, e il fascismo è una cosa sola, cioè il fascismo è un modo di vivere, è un modo di concepire la società in cui l'uomo è al centro della società e non viceversa, è un modo di socializzare, un modo di gestire la cosiddetta res pubblica, cioè la cosa pubblica, e appunto, come ho detto prima, è proprio come dire, il capitale, il lavoro nelle stesse mani, cioè a servizio della comunità. Cioè noi non possiamo vivere in maniera egoistica, dicendo io sono qua, bevo un bicchiere d'acqua, l'altro non lo beve, che me ne frega. Perché la mia libertà è tale quando anche il prossimo sta bene, altrimenti io non posso vivere libero. Cioè non c'è libertà, non posso dire che c'è libertà. Questo è il punto. Però scusa Waldo, quello che tu dici sono belle parole. Io sì, no, ma questo capisco, è il concetto di base. Sì, le capisco perfettamente, ma quali fatti tu puoi portare a supporto di quanto dici? Beh, cioè che il fascismo in sostanza è capitale e lavoro nelle stesse mani, sì, che al centro comunque di una società, di uno Stato, sì, 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 di quel tipo, con quell'ideologia, al centro è l'uomo. Sì. Cioè, che esempi concreti mi puoi portare di questo? Di cose fatte? Sì, di cose fatte, no, diciamo così, Non di promesse o di programmi o di altro. Parliamo di cose fatte. Okay. Noi partiamo dal principio, quando ci fu l'avvento al potere appunto del regime fascista, con la cosiddetta Marcia su Roma, che in realtà non fu una marcia su Roma, come si vuole credere, perché l'Italia aveva tre miti, no? Il risorgimento, la marcia su Roma e la resistenza. Il risorgimento sappiamo che cos'è stato. Sappiamo da chi è stato manovrato e che non aveva nulla di popolare. Due, la marcia su Roma, praticamente furono poche decine di migliaia di camicie nere, che una volta che Mussolini fu chiamato dal re tramite l'attendente generale cittadini, cioè l'attendente del re, fu chiamato con un telegramma a andare a Roma a fare un governo.
Così andò da pure occupazione. Ma quale occupazione? Ma questo no, una barzelletta. E lei se voleva aveva tutti i mezzi per spazzare via, cioè tutti quelli che volevano provare a farmacia a Roma, quindi nel caso specifico le camicie nere, aveva tutti i mezzi per sbarazzarlo via, tant'è vero che Badoglio era già pronto alla bisogna a fare questo. Il re non lo fece perché, vedendo che avevano delle teste di cavolo, cioè allora lui aveva i padri negli anni 10, fine di quella repubblica è nata dopo la resistenza, che sappiamo che di Stato hanno combinato in Italia, no? Quindi lui, il re, ebbe l'intuizione in quel momento di, nella sua disperazione, che visto che tutti i governi cadevano, Schmitti cadeva, Salandra cadeva, Farta cadeva, Giolitti ormai era un museo della politica, e quindi si affida in maniera disperata, ma forse anche per calcolo, a Mussolini. Mussolini, dico, secondo me, quando ricevette il telegramma per fare il governo, a mio avviso Mussolini in quegli anni, siamo nel 22, che aveva... Noi stiamo facendo storia, non stiamo facendo apologia. No, questa è storia. Basta la storia pure, quella apologia la fanno i fessi, non mi interessa nemmeno l'apologia. Quella è una roba da sciocchi, l'apologia, non... qui parliamo di fatti concreti, documentati e provati da qualsiasi ricercatore serio, punto. E sono io a dirlo. Allora, Mussolini ricevette il telegramma. Ma a mio avviso Mussolini, come dicevo prima, non si aspettava di fare capo di guerra in quel periodo, primo perché aveva 39 anni, e secondo me lui si aspettava di andare al potere qualche anno dopo, e non in quei momenti. E invece per una serie di eventi successe che lui fu chiamato dal re ad andare a Roma a formare il governo. Fece sfilare, mi pare, 20.000 o 30.000 camicie nere per la città e via tutto a lavorare, punto. E lui cominciò, da lì cominciò, lui anzi andò dal re già con la lista del governo già pronta. Qui il giorno dopo lui era già operativo, addirittura, cioè questa è storia, non lo dico io, e cominciò a legiferare in materia sociale, e sappiamo cosa ha fatto, lì da vedere. Cioè, ripetiamolo. Certo, allora, credo che tutti materia sociale, per esempio, basta vedere le leggi. Stiamo facendo storia, Sociale, okay. Basta vedere in materia di lavoro, la carta del lavoro, che ancora oggi è di un'attualità impressionante, è un documento politico-sociale di un'importanza straordinaria che per me è eterno, perché lì c'è la base... proprio della società, del vivere civile, cioè dei diritti e dei doveri, cioè per non parlare della politica per la famiglia e tante altre assicurazioni, malattie, le 8 ore, eccetera, cioè, allora era una novità mondiale in quel momento lì, cioè, non mi risulta che c'erano paesi che legiferavano in quel senso come l'Italia, quindi diciamo che ci fu proprio una rivoluzione sociale e anche politica straordinaria. Anche se tutto questo poi venne imbrigliato da vari compromessi che Mussolini comunque dovette, volendo o nolendo, fare con certi poteri che lo lasciarono fare, però lui comunque andava avanti. Poi, ripetiamolo, Mussolini andò al potere chiamato dal re. Non ci fu assolutamente una conquista, una marcia, come si può credere, questa è una barzelletta. Non ci fu un colpo di Stato. Come la resistenza. Non ci fu una presa violenta. L'Italia ha detto a tre miti, cioè che purtroppo siamo sul scollo di dosso. Non capisce mai né il suo passato, né il suo presente, né il suo avvenire. Quindi ora che gli storici, quelli che si dichiarano tali, che facciano veramente gli storici e dicono pane a pane, vino a vino, senza strumentalizzare politicamente la storia. Per esempio, io sono contrario al termine revisionista, negazionista, idiozie varie. La storia è una sola. O è quello o non è storia. Sì, sono etichette che vengono affibbiate. Ma bisogna finirla di essere idioti. Certo, bisogna finire di fare l'idiota e dire la storia è una sola. È quella. Cioè, fatti, testimonianze molto chiare, fatti accaduti che hanno una certa logica e uno deve stare a quello e non a inventarsi cose che non ci sono. Quindi Mussolini dall'ottobre 22 fino al gennaio del 25, ricordiamo perché non lo sapeva, governò democraticamente. E appunto si arrivò al delitto Matteotti, il quale delitto Matteotti fu, diciamo, proprio il punto cruciale in cui non si permise al fascismo di governare in armonia con altri partiti. Sappiamo benissimo, si sa, che Mussolini era in contatto con alcuni socialisti che voleva tirare il governo, e qui peccato che un certo Pietro Nenni non ha voluto dirla tutta la storia, purtroppo. E poi, secondo me, per avere chiarezza sull'assassino di Matteotti, per me fa testo il libro di Carlo Silvestri. Ma secondo te, oppure ci sono dei dati? Non so, secondo me, sono dei dati. Cioè, okay. Carlo Silvestri era uno che, quando accade il punto di Matteotti, attaccò Mussolini violentemente. Poi dopo, anni dopo, proprio quando Mussolini in disgrazia, lui andando a vedere le cose, secondo me anche venendo a conoscenza certe cose, capì che Mussolini con quel delitto non c'entrava nulla, anzi, perché era assurdo che un uomo come Mussolini, comunque era l'apice
del suo successo, quindi era già mondialmente, anzi appunto dal punto di vista internazionale era già molto noto, già si parlava di lui nei paesi che contano, quindi era assurdo che lui ammazzava un suo, diciamo, antagonista politico per poi proseguire il suo regime. Stai pensando che sarebbe stato un altro politico? Esatto, ma è una cosa che non era neanche da Mussolini, perché se Mussolini avesse fatto questo non si sarebbe chiamato Mussolini, ma si sarebbe chiamato Stalin, tanto perché per essere chiaro. Non era nell'intimo, nell'animo suo agire in questo modo contro i suoi oppositori politici. È vero che li mandava al confine, quello che vuoi, che poi il confine dove? Li mandava in villeggiatura e gli dava anche i 10 al giorno, cioè era un confine un po' strano, onestamente, per un oppositore politico, perché se andiamo a paragonare. Ma perché nasceva questa esigenza di mandarli al confine, scusa? Ma, questa esigenza oppure questa Io ho una mia opinione in merito. È che, allora, prima perché di fatto dei confini dei sì, provvedimenti sì, si furono sì, comunque sì. Io ho le mie opinioni in merito e mi riferisco a una frase che disse Mussolini in tempi non sospetti, disse che uno che vuole governare il paese e che non riesce a prevedere il futuro del proprio paese per almeno 50 anni è meglio che va fuori dalle scatole perché fa solo danni. E allora io ti dico, secondo me, questo però è un momento mio parere, attenzione, mio parere. Mussolini a un certo punto capì che per governare questo un paese difficile come l'Italia aveva bisogno di, insomma, che si facesse ordine e che la responsabilità se la collasse lui. E quindi fece piazza pulita dell'antifascismo. Che vuol dire fare ordine? Scusa, fare ordine vuol dire eliminare tutto il clientelismo politico che c'era allora come oggi. E quindi lui, Mussolini, capì questo e fece e spazzò via tutto col discorso del 3 gennaio del 25, in cui gli diede un messaggio molto chiaro. Praticamente disse: ragazzi, mo basta, avete rotto le scatole, qua comando io e mi arrangio io, voi fuori dalle balle. Chi rompeva lo mandava al confine. Perché io ti ho fatto prima riferimento a quella frase, cioè che chi non sa governare il paese, cioè chi non sa prevedere per 50 anni fa disastri. Bene, Mussolini ha capito che quella classe lì, politica di allora, come quella dopo guerra, che ha combinato più disastri che Dio sa quanti ne stiamo parlando adesso, aveva capito che doveva togliere dalle scatole. Allora cosa faceva? O lo mandava a confine oppure li faceva scappare, no? Come Pertini e altri, li faceva scappare in Francia. Cioè, nel senso che aveva capito che queste persone erano degli inconcludenti, perché basta leggere il colloquio che lui ha avuto con De Begnac, no? Molto chiaro il proposito, dove lui rivaluta certi antifascisti, ma altri li condanna perché erano degli omini che erano piccolissimi umanamente, intellettualmente, culturalmente, erano piccoli ed egoisti, cioè che pensavano alla politica non come servizio verso la società, ma come interesse proprio, come accade oggi. Quindi lui capì questo e fece tabula rasa di queste cose. Anche se poi, cioè, qui è il colmo del colmo, poi non so, io non so come si fa a dire che Mussolini è un dittatore, perché ci sono dei fatti che sono a conoscenza, che lui addirittura aiutava alcuni antifascisti in difficoltà, gli faceva avere anche dei soldi, come ha testimoniato un grande sindacalista amico di Mussolini, Ottavio Di Nale, no? Che parla di un socialista che era in disgrazia economica e che però veniva aiutato con sussidi e guarda caso gli faceva avere Mussolini. Però Mussolini, che era talmente signorile, talmente umano in questo caso, che non gli fece mai sapere a questo suo antagonista politico che i soldi li dava lui. E questa è la testimonianza di Ottavio Di Nale, che è un uomo molto serio, sindacalista, che fu anche vicino a Mussolini, il quale nelle sue memorie, 40 anni con lui parla di questo fatto, ma sono anche tanti altri fatti in questo senso. Quindi mi domando, ma che razza di dittatura era quella fascista? Cioè, la domanda me la pongo, a parte questo, ma poi sono tanti episodi di gente che ha avuto favore da Mussolini, e poi per non parlare anche dei rapporti segreti che c'erano fra Mussolini e la famiglia Rosselli. Tu sai benissimo che fino a qualche decennio fa anche c'era un'altra accusa su Mussolini, che oltre aver fatto ammazzare Matteotti, lui avrebbe fatto ammazzare anche i fratelli Rosselli. Invece sappiamo, grazie a quel grandissimo giornalista, storico, investigatore che è stato e fu il grande Franco Bandini, sappiamo che i fratelli Rosselli sono stati uccisi da tutt'altro che da Mussolini, tutt'altro che da fascisti italiani, che sono stati uccisi in un contesto che aveva nulla a che fare con il fascismo, ma che ci furono infiltrati in quel movimento che, siccome i fratelli Rosselli davano fastidio a certe correnti politiche fuoriuscite, furono fatti fuori e da tutt'altra, diciamo così, entità che non ha nulla a che vedere con il fascismo. Tant'è vero che il libro investigativo di Franco Bandini, il cono d'ombra, che è un libro che per me andrebbe ripubblicato e riletto ancora oggi, fa chiarezza estrema. Io che ho parlato con Franco Bandini nel gennaio 2004, e andavo a trovarlo al Colle Valdelsa dove abitava lui, ecco, lui mi disse che quando scrisse quel libro che fece chiarezza sulla morte di Rosselli, ecco, Bandini
tutte le porte della creditoria si chiusero, cioè fu man mano esiliato come un appestato. Quindi non fu confutato? No, ma non solamente no, ma no, perché l'antifascismo ha paura di confutarsi, ha paura di confrontarsi. Io ti dico, e me ne assumo la responsabilità di ciò che dico, se uno dovesse fare un paragone, tenendo presente certi tempi, certi mezzi, no? Di quel periodo, con oggi, un confronto fra l'Italia fascista di quel periodo e l'Italia post-fascista, diciamo, nata resistenza, dopoguerra, è come dire il Brasile di Pelé contro la squadra dell'oratorio di Canicattì. Cioè non c'è partita, non c'è partita, cioè le mie ricerche mi hanno portato a questa conclusione, che sembra esagerata, no? Detto così, però se uno va nei fatti concreti, si trova davanti a queste a delle situazioni che non può fare a meno dell'esempio che ho appena citato. Cioè il Brasile di Pelé contro una squadra oratoria qualsiasi, non c'è partita, non c'è partita. Ecco, è inutile che parliamo. Mi pare. Nonostante i difetti che aveva con l'Italia fascista, perché anche lì c'è il problema, non è che era tutto un paradiso, sia ben chiaro, anche lì c'è, però. Adesso penso di aver capito che cosa tu stai dicendo in generale. Sì. Tu quando dici secondo me non è in effetti una tua opinione, no, è un ragionamento, ma è frutto fatti. Di ricerche, sì, è un frutto di libri, di libri letti, ma testimonianze. Che ho parlato con persone ancora in vita. Trovo dal mio punto di vista, scusa se mi permetto, che sia forse sbagliato dire secondo me, ma dire in base a fonti libri che ho letto, sì, testimonanze dirette, giusto, o sì, anche sì, indirette, ragione, io sì, sono arrivato a queste conclusioni, sì, altrimenti sembra un qualcosa di nostalgico. No, ho capito bene, è logico, è sottinteso che io ho fatto ricerche, perfetto, ma io più che fare ricerche, che ho fatto parecchie ricerche, oltre a leggere libri che purtroppo l'editoria, diciamo quella più nota, si guarda bene da pubblicare, ho avuto la fortuna di conoscere direttamente e indirettamente personaggi ancora in vita, come il ministro Lessona delle colonie e altri, che hanno detto delle cose straordinarie, come per esempio lo stesso... Quindi tu hai parlato con dei testimoni, sì, certo, anche autorevoli. Sì, certamente, io l'ho conosciuto perché... Cioè, certo che era in prima fila, insomma. Io ti dico una cosa, io devo citare un mio grande maestro che ho incontrato, che è stato quello che mi ha fatto aprire gli occhi, e parliamo verso la... dopo la metà degli anni Ottanta, sto parlando di un certo Arturo Sedenari di Casalmaggiore, Parma, il quale, grazie a lui, io ho avuto questo input di capire di più, cioè capitò un'occasione in cui si parlò di certe cose e la mia curiosità crebbe talmente forte, cioè quasi come se la forza mi spingesse a sapere di più, che ho divorato una marea di libri italiani e stranieri, giornali italiani e stranieri. Perché tu leggi tranquillamente anche l'inglese, sì, no? Sì, esattamente, parlo l'inglese, parlo il francese, anche un po' il tedesco, so qualcosa anche di giapponese. Ho addirittura sono stato persino in Giappone, ho chiesto a chi stava attorno, diciamo, a chi sapeva della famiglia Hidaka, tra parentesi, Shirokuro Hidaka è stato l'ambasciatore in Italia del Giappone dal 43 al 45, che fu anche un grandissimo amico di Mussolini. Che non dimentichiamo che Hidaka ebbe un ruolo importante perché stava per far chiudere il fronte russo e Stalin era pronto a fare un armistizio con le forze dell'asse in quel periodo, giugno, parliamo del giugno 40, luglio 43, che Mussolini stava per raggiungere grazie ai giapponesi, che poi invece Hitler non si capisce per quale diavolo di maledizioni ha fatto mandare tutto a monte. E tu pensa un po', se Hitler chiudeva il fronte russo e spostava le forze dal fronte orientale nel Mediterraneo, perché in Mediterraneo c'era il 20% delle forze tedesche, il resto è tutto per il fronte dell'est, questo va detto, perché se invece le cose erano a posto, ti garantisco che gli alleati non sbarcavano né in Sicilia né in Alemania né niente. Quindi, a parte battaglie, sì, sì, dopo la fine della guerra fu fatta una pulizia, sì, 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 di, sì, determinate informazioni che non dovevano, sì, circolare. Esattamente. La storia doveva essere cambiata, sì, 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 sì. Un intero periodo demonizzato. Sì, esattamente, apposta, sì, perché ha pure il paragone. Il regime difficile anche reperire delle fonti, sì, sì, di un certo, sì, tipo, sì, sì. Quindi il ricercatore serio che, come te, che cosa ha dovuto fare per capire veramente quel io periodo? Ho fatto questo quando mi sono imbattuto in una via che mi ha dato una certa visione reale di fatti, e da lì sono man mano diramate altre vie, cioè nel senso che ci sono tanti incroci, tanti fatti, cioè tanti fatti che alla fine ti portano al ragionamento e ti dicono: ma come si fa a chiamare il fascismo il male assoluto? Ma
per me allora non sarà stato il paradiso, per carità, ma dire male assoluto, come ha detto un certo Gianfranco Fini, è veramente una cosa, direi, poverina, per dir di peggio. Cioè non si può parlare seriamente in questo modo. Vabbè che fine l'ha fatto per opportunismo politico, perché ormai la politica, ti ho detto prima, è un business, è un affare, non si parla più di governare, si parla che uno va a occupare lo scranno di Montecitorio, Palazzo Madama, si becca 20.000 euro al mese, dopo due anni e mezzo, va in pensione con 5.000 euro al mese, quando gente come questi qui che hanno questa attività, che magari fra 40 anni vanno in pensione con 500 euro al mese, no, fatti capire un po' come funziona la cosa, cioè uno su questi fatti deve ragionare, perché in un regime serio queste cose non succederebbero. Non dimentichiamo che durante il fascismo il parlamentare, quello che andava a Montecitorio, si prendeva il gettone di presenza e doveva legiferare. Un'altra cosa, come mai durante il fascismo il bilancio dello Stato era quasi sempre in pari, si raggiunse spesso il pareggio, oppure i disavanzi erano molto contenuti, invece oggi non è così? Perché? E anche uno qui si fa la domanda, perché? Perché è tutto, perché questo Stato che è sorto dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale è stato fondato con una democrazia di facciata, no? Come dire, luce per lanterne, per i beoti, no? Quattro cose messe lì, quattro baggianate e uno che abbocca l'ama come un pesce lesso, e poi ti hanno fregato. Non ricordo chi diceva, ma penso che sia stato Marco Saba, diceva: per capire quando una rivoluzione è una vera rivoluzione e non lo è, basta verificare se le banche vengono nazionalizzate oppure no. Esattamente. Quindi durante quel periodo le banche erano nazionalizzate. Durante il fascismo si arrivò non proprio al nazionalismo, ma si arrivò alla situazione delle banche. Sì, esattamente. Le banche furono la moneta, chi la emetteva? La metteva lo Stato, non la banca. Dopo la liberazione, man mano che siamo andati avanti, cos'è successo? Tutto opposto. Quindi non basterebbe già questo dettaglino capire com'è l'andazzo realmente. Sì, quanto è importante buttare giù qualcuno che non si piega a determinati poteri. Ma io ti ho detto, questa è la verità, ce la vogliamo dire? Io voglio ripetere qui una cosa che l'ho sempre detta. Scusami, sono un po' perché queste robe qua anch'io. No, quello che hai detto è il nocciolo della questione. Io non sono fascista, non sono esperto come te, però ho capito l'andazzo. Certamente, dico una cosa. Capisci? Io ti volevo citare due cose. Due fatti. Allora, se uno vuol sapere veramente il nocciolo della questione su perché è scoppiato il secondo conflitto mondiale, basta che si va a leggere un libro bellissimo che è stato riedito ancora 7-8 anni fa dalla Burr di Mondadori, cioè Mussolini si confessa, di Gheorghe Zaccarie. Cioè, per chi non lo sapesse, Gheorghe Zaccarie era un medico curante tedesco che ebbe in cura la salute di Mussolini quando Mussolini era al nord. Allora Gheorghe Zaccarie entrò in confidenza con Mussolini e lui dopo guerra scrisse un libro su Mussolini, che per me è un libro veramente da leggere, perché lì è storia, lo stato puro. E c'è un capitolo in quel libro che è il mio socialismo, cioè Mussolini parla del suo socialismo. Ci sono circa 20 pagine in quel capitolo, che andrebbero lette e stralette, ma da qualunque che volesse fare politica. E lì c'è il perché, per come, cioè si legge la chiave di lettura dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. In sostanza Mussolini è stato tolto di mezzo il fascismo, perché? Perché non faceva intrallazzare i grandi speculatori finanziari. Questa è la ragione fondamentale, che oggi purtroppo ci troviamo in queste condizioni. Quindi la distruzione del fascismo significava l'eliminazione fisica e anche morale di Mussolini, perché ha impedito ai certi signori che oggi maneggiano le cose del mondo di non intralazzare. Ma possiamo dire che al tempo si poteva fare una politica economica che decideva lo Stato? Sì, oggi una politica economica noi non possiamo farla più? No, niente, perché possiamo dire che al tempo vennero fatte, sono documentate, non è apologia, tantissime opere pubbliche, oggi non riusciamo nemmeno a sostenere la sanità, non riusciamo a sostenere nemmeno gli anziani, non riusciamo a fare delle cose che sono essenziali. Esatto, perché non abbiamo più una sovranità, primo, che ci è stata tolta quando? Sì, dopo guerra. Ripeto ancora, non è già sufficiente questo come argomento per far scattare una curiosità intellettuale, altro che. Ma anche come italiano, certamente. Anche come essere umano, a voler sapere qual è la verità. Certo, ma infatti, quello che tu hai detto adesso è detto proprio la cosa basilare, no? Che già questo deve far riflettere, molto riflettere. E quindi a veramente andare a cercare seriamente che cosa è successo, come ho fatto io, come ho fatto anche qualcun altro.
purtroppo siamo in pochi per lo fatto, vorrei che tutti gli italiani lo facessero, ma non solo del fascismo, possiamo parlare anche indietro, anche della storia risorgimentale, ce n'è da dire una marea. Per dire, hanno falsificato persino la storia di Nerone, figurati te, quindi voglio dire, è fatto passare Nerone per uno che non è mai stato, vabbè, ma quello purtroppo sappiamo com'è. Ma quello che dico io, in sostanza, il nostro discorso che Mussolini appunto fu eliminato proprio per questo motivo, perché voleva rendere sovrano cioè il proprio paese, e quindi dava fastidio a chi oggi domina la scena mondiale, agli americani in modo particolare. E la cosa ancora più vergognosa è che una potenza inglese che si presta, cioè la sua dirigenza svende un paese, per aiutare gli americani non solo a impadronirsi dell'Europa e del Mediterraneo, oggi gli inglesi sono esclusi, ma addirittura a rapinarli delle loro colonie. Perché per me il vero sconfitto della Seconda Guerra Mondiale non è l'Italia e la Germania, perché quello che erano più o meno sono rimaste, tolto per l'Italia e le colonie, la Germania più o meno non è che ha perso tantissimo, anche se ha perso in danni per altre cose. Però chi è che ha perso tutto? Ha perso l'Inghilterra, la quale ha combattuto contro se stessa. Cioè, la realtà è questa, perché alla fine, cioè, io mi ricordo una frase che disse proprio il generale Montgomery dopo la conferenza di Potsdam nell'agosto del 1945. Disse questa frase, che per me lui capì tutto, e qui va riabilitata la figura di Montgomery, non come un generale che non era un grande stratega, ma comunque era un gentleman, era un militare inglese bello tosto. Disse: da oggi in poi non sarà più un crimine di fare una guerra, ma sarà un crimine perderla. In effetti, oggi vediamo che è successo l'Italia, che noi non abbiamo nessuna decisione, ma noi andiamo a vedere che cosa è successo in Italia dal dopoguerra immediato, anzi dai giorni da cui hanno assassinato Mussolini, fino ad oggi, e le varie stragi. Addirittura abbiamo permesso a questo paese che si definisce tra virgolette democratico di aver fatto assassinare Aldo Moro. Poi di permettere a trattare Craxi come abbiamo visto. Sì, l'uso della magistratura. No, addirittura, guarda, qui voglio ricordarti un fatto emblematico che racchiude tutto lo schifo di questa storia repubblicana, perché purtroppo c'è delle cose come sono. Io non mi dimentico mai, il 3 luglio del 1992, nella tardo inverno del 92, succede, scoppia lo scasso di Chiesa, la tangente, e quindi Tangentopoli. E allora lì la stampa, se ti ricordi bene, la stampa si comportò in maniera oscena, addirittura faceva credere agli italiani che a Milano si faceva di tutto, e poi magari a Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Venezia, Trieste, Torino, dico Torino soprattutto, sottolineo, tutti erano onesti, la gente ci credeva. Era un solo partito, il socialista. Esatto, e alla fine che succede? Che paga per tutti i classi. Io mi ricordo, guarda, una frase emblematica, cioè un discorso che Craxi fece in seduto plenario, il 3 luglio del 92, in cui disse queste cose qua, parola più parola meno, disse: qui è inutile che dite che qua sono io rubato, disse più o meno così, qui l'hanno fatto tutti, dall'estrema destra all'estrema sinistra, ha detto, ma non da oggi o da ieri, ma lo si fa da quando io avevo portato i pantaloncini corti. Poi disse: si alzi in piedi, se qualcuno... lì non si alzò nessuno. Allora io mi chiedo, e qui adesso è un messaggio che lancio ai nostri magistrati, i quali anziché applicare la giustizia fanno politica. Allora, in un paese serio, che un ex capo del governo, ancora deputato, si alza in un Parlamento e fa questa denuncia, e tutti gli altri, zitto e mosca, un qualsiasi magistrato, ma uno qualsiasi che veramente aveva le palle ed aveva veramente il senso dello Stato, avrebbe dovuto chiamare le forze carabinieri di polizia, circondare Montecitorio, portare i cellulari, sbatterli tutti in galera, tutti, però non in un carcere a far bella vita, no, portare il campo di concentramento. Lasciare lì a pane e pesce fino a quando tutti i deputati non sputavano fuori il rospo e restituivano il maltolto, perché il popolo italiano è stato gravemente derubato e continua ancora a essere derubato, perché i conti, cari miei, non tornano, perché e ce lo insegna la storia dell'Italia fascista, perché quando la storia fascista, nonostante anche i suoi difetti, i problemi che c'erano, ma ha dimostrato che quando si vuole veramente governare uno Stato e ci si tiene a cosa pubblica, ebbene questo si può fare. Io non posso dimenticare una frase che disse un certo Confucio più di 3.000 anni fa, che disse questa frase che poi l'ha ripresa in grandissimo extra pound, cioè che il patrimonio di una nazione è la sua onestà. Ebbene, oggi in Italia non c'è la cultura dell'onestà e non c'è la cultura della responsabilità, cosa che c'era durante il fascismo, che vogliamo o no. Questa realtà di fatto che io ho scoperto e che le prove
sono lì, te lo dimostrano. Ti posso citare un episodio? Io mi trovavo a Sant'Ambrogio, ero stato chiamato da alcuni amici perché c'era un convegno sul signoraggio bancario. Vado sì. con la mia telecamerina e caso vuole che filmo l'onorevole Garavaglia, cioè il senatore Garavaglia della Lega, che dice molto chiaramente che funzionari della BCE avevano ricattato sì. i gruppi parlamentari sì. per far appoggiare, quindi dare la fiducia a Monti, ancora prima che questa informazione fosse resa nota, ancora prima che Napolitano chiamasse Monti. Una notizia del genere, filmata, avrebbe dovuto far scoppiare il finimondo. Finimondo, con dimissioni di massa. Non successe no. assolutamente niente. Allora, non mi risulta che nessun magistrato abbia almeno aperto un'inchiesta. Niente, nessuno. Posso dire una cosa? E l'azione penale in questo paese, che era stata fatta per certi motivi, ma in questo caso sarebbe stato utile, è obbligatoria. Cioè io magistrato, venuto a conoscenza di un'informazione del genere, che violazione a tantissime norme certo. di questo paese, dovrei agire. Invece no. Se non lo faccio... Vuol dire che sei complice il sistema? Non lo so. No, sei complice il sistema. Quindi... torniamo un attimo, quindi vuol dire che certi periodi sono stati, certi periodi storici la verità è stata occultata. Certamente. Non solo occultata, ma sì. voglio che tu non vai nemmeno a cercare, no. perché te lo faccio diventare reato. Esattamente. Noi non stiamo facendo reato, stiamo facendo ricerca sì, storica. No, ma precisiamo. Ma questo senza dubbio. Tutto questo... No, e me ne assumo responsabilità. Tutto questo perché? Perché? Perché non si vuole che si faccia questo? Perché si ha pure il paragone. Infatti prima ti ho detto, ho fatto l'esempio calcistico, no? Il Brasile di Pelé contro la squadra dell'oratorio di Canicattì, per tutto il rispetto dei capitani di Canicattì, perché si nomina spesso questa simpatica cittadina siciliana, ma so per dire, non è che posso dire anche l'oratorio di Abbiategrasso, di Milano, faccio per, cambia poco. Cioè dire, non c'è paragone, se uno va a fare una ricerca seria e va a guardare ciò che è successo in Italia dal 45 ad oggi e dal 22 al 40, 40 facciamo 43, va via. Poi c'è la guerra, beh, ma voglio dire, è solo vedere lì, in quel segmento lì e in questa semisegmento, perché ancora non è finita questa linea, ancora non si sa quando finisce, ebbene, capisce che non c'è partita. Ma tu pensa quante stragi hanno fatto in Italia, che ancora roba di 50 anni fa, anche prima, basta vedere il bandito Giuliano, andiamo avanti, cioè, che ancora oggi... sono misteri, cioè è tutto si occulta e si dicono balle, anche purtroppo, dico purtroppo, con la compiacenza del... Quanti colpevoli delle stragi abbiamo trovato? Esatto, ma paese. Poi, sempre di sovranità, la cosa gravissima che uno deve aprire gli occhi, ma basta guardare a caso Enrico Mattei. Ma già lì, ma uno deve dire, insomma, uno dice, ma l'Italia a chi appartiene, di chi è questo paese? È nostro o di qualcun altro? Ma io ho parlato prima dell'esempio del royalty petrolifero in Lucania, certo. Questo lo deve far riflettere, ma come mai i royalty qui a chi vanno? Come mai non si pagano, si dà la limosina, addirittura si dà 80-100 euro al singolo cittadino che ha una patente, una macchina, una miseria che poi mentre la truffa, qui c'è una truffa, perché? O dalla tessera, se tu con quella tessera lì non puoi andare a comprare la benzina scontata, no? O il gasolio, devi andare a comprare dove costa di più, cioè anche qui... Voglio dire, cioè è truffaldino al massimo. Ma c'è di più, in un'intera zona come la Val d'Agri, questi pozzi non hanno portato ricchezza. No, hanno portato distruzione, miseria. Distruzione, miseria, neanche e malattie, e morte, diciamo, soprattutto morte. Quindi, non solamente un discorso economico, finanziario, no, no. ma addirittura abbiamo un sì. discorso di salute. Salute, certo. Di igiene di agricoltura certo. che praticamente è quasi certo, scomparsa. Ma questa doveva ringraziare chi? Perché noi purtroppo siamo in mano. E questi signori vengono a darci lezioni su che cosa? Su nulla. Per chiudere, conclusione, io invito a chi avesse dubbi o chi non riesce ad aprire la sua mente a dimenticarsi un attimo di quello che ha sentito scritto, di andare a vedersi bene i fatti, cioè di analizzarli bene, di andare per logica, e alla fine anche lui arriva a una conclusione, perché dirà, allora qui c'è qualcosa che non torna, no? In tutto quello che è stata la storia che hanno scritto in questi ultimi decenni. Cioè io se guardo a vedere la metamorfosi dello storico De Felice, no? che viene assunto, o meglio, gli viene dato un incarico dalla editrice Einaudi di fare una storia sul fascismo, cioè che doveva fare più che una storia sul fascismo, doveva fare un'opera denigratoria del fascismo, alla fine prevale in De Felice il senso storico e arriva alle conclusioni che poi addirittura lo condannano dicendo che lui si era innamorato del personaggio, tra virgolette, innamorato, dico tra virgolette, del personaggio Mussolini, ma
Ma in realtà non ha fatto così. De Felice a un certo punto ha fatto lo storico, ha detto quello che aveva detto. Guarda caso, quando arriva a certe conclusioni, anche De Felice subisce dei guai. Ostracismo, denigrazioni, offese, eccetera, eccetera. Addirittura si sa anche un incendio a casa sua, non so se gli ha fatto qualcuno, se non so per quale motivo. Comunque, vuol dire, alla fine De Felice è scomparso nel 96, mi sembra, anche dicendo, dando un anno prima una notizia importantissima, che lui era sulle tracce del carteggio Mussolini Church. Sempre Mussolini, esatto, Church. E addirittura si era riproposto di dare luce a questa sua ricerca. Poi un anno dopo morì e non sappiamo se questa morte sua fu un evento naturale perché aveva un tumore, oppure se fu qualcosa provocata perché sapeva delle cose storiche, non andavo detto. In ogni modo c'è da dire questo: quello che io ho notato è che il regime attuale, che si fa chiamare democratico, ma per me democratico almeno nei fatti non lo è per niente, potremmo fare ha una fattuta paura di permettere agli studiosi di fare la ricerca seria sul periodo fascista in Italia, e non solo sul periodo fascista, anche prima, ma soprattutto sul periodo fascista. Ci fa una legge che ti impedisce di fare ricerca, già questo vuol dire che c'è qualcosa che non va. Tu non puoi fare una legge, ma poi non sei più democratico, a questo punto tu mi imponi. Io devo essere libero di ricercare, poi sono io a dire se quello era brutto oppure no, sono io a dire se fu fatto da quello o meno. Cioè devo essere io il cercatore che, sulla base di elementi documentali e testimonianze e di fatti certi, posso dire ecco è stato così e non cos'ha. Ma tu mi devi permettere però la libera ricerca. E poi che senso ha? Ma poi un'altra cosa che voglio dire, forse pochi lo sanno, ma gran parte della documentazione inerente alla Seconda Guerra Mondiale, no? Gran parte è negli archivi delle potenze vincitrici. Gli inglesi addirittura hanno riprocrastinato ancora per molto tempo l'apertura degli archivi, e perché per esempio anche su certi casi successi nella Guerra Mondiale che riguardano loro, e non solo loro ma anche l'Italia con la Germania, loro hanno posto divieto addirittura da anni, dopo i 50 anni hanno cominciato a dire no, si possono vedere nel 2010, poi nel 2017, adesso chissà quando, cioè hanno paura di tirar fuori le carte in tavola. Allora se uno ha paura di tirar fuori le carte in tavola, che vuol dire? Vuol dire che nasconde qualcosa. Allora una domanda è, ma allora sta Seconda Guerra Mondiale chi l'ha voluto veramente? Allora è colpevole tutto uno o sono tutti colpevoli? Allora secondo me il colpevole non è assolutamente tutto uno, anzi proprio quelli a cui la storiografia ufficiale dà la colpa effettiva di tutto, per me quelli hanno delle colpe sì, ma sono molto meno colpevoli di coloro che dicono o che vogliono farci credere che non erano colpevoli. Ecco, quindi voglio dire, a questo punto qui uno deve vederci chiaro e quindi avere una completezza di informazione. Vediamo se ho capito un po' certo. che cosa è emerso da questo nostro colloquio, a parte riferimenti storici, sì, eccetera. Sì, sì, sì. Da una parte io non posso capire l'oggi se non so guardare al domani, certo, non e si scoprire può, non la si verità. Può. Dall'altra parte probabilmente questo popolo scoprirebbe di essere un po' qualcosa di diverso, sì, rispetto a quello che pensa di essere. Certo, perché l'identità l'ha persa. E scoprirebbe che probabilmente non siamo in un regime democratico, no, come ci viene detto, ma che in realtà c'era molta più libertà, molta più opportunità, sì, molto più rispetto per l'essere umano, sì, molte più opere sociali, sì, sì, eccetera, sì, durante un certo periodo che è stato criminalizzato. Esattamente, sì, quello che ho scoperto io. Oggi siamo in mano delle oligarchie, sì, non abbiamo più, non possiamo fare politica, no, no, politica umana, non possiamo, no, fare politica, no, no, monetaria, non possiamo fare politica industriale, sì, in realtà, non possiamo fare politica sanitaria, esatto, non possiamo fare politica per i giovani, non possiamo fare niente, si chiama democrazia. Sì. Mentre invece c'è stato un periodo storico tutto da riscoprire, tutto, sì, certo, e certo, che alcune diciamo filosofie o alcuni provvedimenti che al tempo furono adottati sarebbero di grande attualità, certo, anche oggi. Altro che, se lo... Ho capito bene, Ubaldo? Hai capito perfettamente, hai capito più che bene, hai capito, anzi no, di più. Dicevo, in effetti, no, la ricerca, se fosse fatta, cioè permetterebbe anche l'italiano di capire chi è, cioè di recuperare la sua identità che l'ha persa. Poi l'italiano ha la sua maggioranza, è un popolo allo sbando, non ha più segni, cioè non ha più punti di riferimenti. Ormai siamo all'inizio, Sì, 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 certo. Certo. C'è il piano che regì, andiamo, sì, sì, sempre più verso, certo, qualcosa, certo, di molto più grave. Esattamente, bravo, l'hai detto. E quindi è allo sbando. Per esempio, ti dico una cosa molto, molto semplice, basta guardare
tu prima hai parlato che nel fascismo c'era la politica per la famiglia e per i giovani, infatti oggi non esiste per niente, tant'è vero che allora c'era, bisogna dire una cosa, che allora c'era la libertà del bisogno, cioè tu cittadino, signor Rosso Giuseppe, anche se non eri fascista, però eri una persona seria, lavoravi, insomma, rispettavi le leggi dello Stato, eccetera, se avevi bisogno lo Stato ti aiutava. Questa è la verità, che io, mio nonno non era fascista, eppure ha avuto un sacco di soldi per comprare terra a tasso zero, e lui l'ha restituito dopo 4 anni, facendo sacrifici enormi. Mio nonno, che lui già nel 26 aveva già 5 figli da mantenere, poi dopo, alla fine, alla metà degli anni 30 erano 10, però lui ha fatto questo, ha potuto fare. Se oggi ho in mano qualcosa che ho ereditato grazie a mio nonno, devo ringraziare quella politica fatta dal fascismo, che ha permesso a mio nonno di ingrandire la sua proprietà. E nella sua proprietà non solo lavorava mio nonno, ma lavoravano altre 30 famiglie, e quindi vuol dire 100 bocche da sfamare, anche di più. Ma tu sai perfettamente che tutto questo oggi non va bene per un discorso di PIL, perché tutto deve passare attraverso, sì, determinati, oggi è tutto mistificato, determinati, è tutto truffaldino, e basta. Quindi come vogliamo salutare i nostri amici? Niente, io ai nostri amici dico questo, mi rivolgo a quelli che hanno coscienza di certe cose, che non bisogna mai fermarsi, arrendersi davanti a tutti i problemi e le evidenze di oggi, perché se noi ci diamo questo senso di arrendevolezza saremo comunque schiacciati, e invece dovremmo reagire in modo serio, intelligente a queste ingiustizie che oggi ci soffrono da tutte le parti, e risalire la china. E questo si può fare soprattutto scoprendo la propria identità, cioè la propria storia, e quindi capire qual è il nostro interesse, qual è il nostro avvenire, e lavorare su questo, e soprattutto i valori che comunque ci sono stati dati da un periodo in cui un certo fine ha creato un male assoluto. Ebbene, quei valori lì, a mio avviso, non sono assolutamente da buttare nel cestino, anzi, tutt'altro. Va preso il meglio del fascismo, quello che ha fatto nella legislazione sociale, economica, eccetera, e riportato oggi, se ci vogliamo salvare. Lasciamo stare quelle cose folcloristiche, idiote, che non c'entrano un cavo. Io parlo a quello che doveva essere il fascismo, cioè quello che avrebbe dovuto diventare, che purtroppo per fattori che abbiamo già spiegato non è riuscito a completare tutto. Poi, insomma, prendiamoci chiaro, non si può fare una rivoluzione o cambiare un popolo in pochi decenni, anzi in 2 decenni appena, è impossibile. Quindi Mussolini, secondo me, ha fatto già un miracolo, ma non secondo me perché lo penso io, ma per quello che io ho visto, per quello che io ho constatato, per quello che io ho parlato con tanti anziani. Io, lavoro che ho fatto io come agente immobiliare, ho girato l'Italia lungo e largo, ho trovato nelle province italiane delle persone incredibili, eccezionali, che hanno fatto storia. Io non lo sapevo, magari ero al ristorante, mangio qualcuno, ero un po' anziano, papà, e viene fuori la storia. Addirittura ho parlato con un maresciallo d'aviazione di Venezia, mi ricordo, durante il mio viaggio di nozze in Spagna, che aveva una ferita enorme sul lato destro del suo corpo, e mi ricordo delle cose incredibili, quello che avveniva nell'aviazione, anche lì si parla di sabotaggi che lui ha visto, di cose schifose che ha visto. Ho parlato con un marinaio che fu ferito in uno scontro a fuoco sulla tratta Brindisi-Bengasi, cioè Taranto-Bengasi, nel 41, che perse un occhio, che mi raccontò che quando faceva convalescenza a Taranto era in un magazzino della Marina a sistemare tutto il vettogliamento militare, e a un certo punto si imbatte degli scatoloni di stivali con lana felpata dentro. Lui dice: ma cosa fanno questi stivali qui? Ma questi fanno, non sono per la Marina, ma come sono qui? E il maresciallo, che era responsabile del magazzino, gli risponde: vedi, fa, questi dovevano essere mandati al fronte russo, i nostri soldati. E poi disse: ma col K puntini puntini che glieli mandiamo? Ecco. Allora, come si fa? Ecco, ma poi guarda, basta guardare al caso clamoroso del nostro più grande asse dell'aviazione, Emanuele Buscaglia, che lancia i siluri contro la nave inglese nella battaglia di mezz'agosto. I fotografi e i siluri hanno colpito la nave inglese, l'ha proprio fotografato lui con il sottintendente, poi va a scoprire che i siluri c'è dentro la segatura, anziché il tritone. Beh, così mi facciamo. Detto questo, non so se mi spiego. Quindi amore per la conoscenza, amore, certo, per la ricerca, certo, amore per il proprio paese, realmente. Amore per il paese e per la famiglia. Amore per il proprio paese. E la famiglia, anzi, ma la propria gente, anzi, perché io sono uno che sono amico di tutti, cioè per me quello che conta è l'onestà nei rapporti interpersonali, la chiarezza d'espressione, la chiarezza di parlarsi chiaro, senza tanti preamboli, insomma, di andare a conoscere la questione. Cioè io detesto le persone che fanno giro di parole per parlare di un bicchiere di vino.
fate bicchiere di vino, basta, chiudi. Cioè, e quindi eliminare tutta quell'immondizia, sì, che ci vogliono, sì, sì, mettere in testa, esatto, che ci vogliono mettere in testa solo immondizia. Esattamente, ci vogliono portare per sfruttarci meglio, sì, per rendere, sì, più, più incapaci di leggere la realtà. Esattamente. Oggi, e di diventare dei boccaloni in mano. Io questi, quello che il mio appello è personaggi. Il mio appello a chi ci ascolta è dire questo: dubitate, dubitate, pensate con la vostra testa, indagate con i vostri occhi, le vostre orecchie e quindi anche la vostra bocca. È andata ai fatti, perché la realtà non è quella che ci è raccontata e soprattutto non è quella che appare. Punto. Grazie Ubaldo e buona sovranità anche a te. Anche ovviamente. A te, buona sovranità a tutti quelli che ci ascoltano.